Quote Equity Trader di GC Group Capital. Righini, buon pomeriggio, ben ritrovato. Sì, salve. Allora, vorrei fare con lei un breve commento in merito all'apertura di Wall Street. In negativo crede che chiuderemo su questi livelli? In genere, quando c'è un evento di questa portata a livello geopolitico, si tende un po' a congelare il punteggio, l'andamento degli scambi dopo le prime battute, dopo che una direzionalità è già stata presa nei primissimi istanti. Sarà così o ci sono delle altre variabili sul fronte States che si riverberano a cascata anche in Europa? Sì, beh, vediamo che il ritracciamento per adesso è contenuto, risolviamo anche a novembre gli attacchi a Parigi, era successa una cosa abbastanza simile. In questo momento non vediamo perdite particolarmente rilevanti, non vediamo un sentimento del mercato che cambia in maniera repentina, gli indici sono estesi, sicuramente la notizia risolleva un po' quelle che sono le questioni, come dicevate prima, circa il rischio politico che in questo momento, sicuramente in questi ultimi 2 o 3 mesi è anche influenzato molto il mercato, però ecco, in questo momento è un mercato che non ritratta troppo, quindi in questo momento vediamo anche il VIX, quindi una misura che può dare l'idea di quella che possa essere la paura nel mercato, non ha avuto una reazione estremamente elevata, siamo ancora a livelli molto bassi rispetto a ieri, addirittura siamo poco più in alto, quindi sempre intorno ai 14 punti e mezzo, quindi in questo momento la reazione è abbastanza contenuta. Allora Righini, le chiedo di una cortesia, stia con noi in onda, ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra poco con un doppio ospite, Federico Dalla Bona e Federico Righini, per parlare con voi, con le vostre domande da casa, per capire meglio anche come può incidere l'emergenza terrorismo sui vostri investimenti, sull'andamento degli scambi di oggi e della settimana che abbiamo innanzi a noi. Restate con noi. Entra nei mercati finanziari di tutto il mondo con AvaTrade. Utilizzando la nostra gamma di piattaforme di trading, puoi negoziare.